Dice che l'agricoltura sia il 4% del PIL in Italia, ma se questo uniamo tutto ciò che sono i prodotti trasformati, i servizi, l'indotto, le organizzazioni, il PIL diventa del 16-18%. Parliamo quindi di un fatturato complessivo di circa 250 miliardi di euro. Questo per dire di quanto è importante l'export alimentare. L'altra considerazione è quella che oggi si parla di un export agroalimentare che è di 30 miliardi di euro, mentre c'è un Italian Sounding che è di 60 miliardi di euro, quindi del doppio del valore di questo export. Secondo alcuni esperti, in 5 anni potremmo raddoppiare l'export, quindi passare a 60 miliardi, purché si potessero, diciamo, percorrere tre strade per poter ridurre l'Italian Sounding. Tre strade che sono le leggi più chiare, uno snellimento della burocrazia, e poi anche la capacità di imprese di essere più propense verso l'estero, e questo non sempre questo accade. L'altra schermata riguarda invece il fatto che oggi l'export agroalimentare, in termini di fatturato, non sviluppa quello che sviluppa la moda, ma rispetto alla moda non può delocalizzare perché crea ricchezza nel territorio, e poi soprattutto il mondo della moda c'ha anche nel proprio patrimonio spesso molti immobili anche all'estero, che ovviamente portano ovviamente a aumentare la voce del fatturato. Parlando di vino, che è la parte del leone del sistema agroalimentare, va sottolineato che l'export è praticamente raddoppiato negli ultimi 10 anni, e oggi si parla di 4,5 miliardi di euro rispetto a un valore complessivo che è di 9 miliardi. Cosa è cambiato in questi ultimi 20 anni per quanto riguarda il mondo del vino, la sua capacità di esportare? Quella che 20 anni fa il mercato di riferimento era la Germania, oggi invece cominciano a essere Cina e Russia, con un consolidato sugli Stati Uniti d'America. C'è da chiedersi se i produttori del vino italiani oggi sapranno destinare energie e guardare, rivolgere lo sguardo verso Oriente. Questo è un altro di quei temi di cui discuteremo oggi. Se il microfono possiamo darlo a Carlo Flamini, che è direttore Corriere Vinicolo, per illustrarci qualche slide relativi un po' all'export agroalimentare. Il vino sull'agroalimentare ha un peso, sull'export dell'agroalimentare ha un peso molto alto, attorno al 13%. La cosa interessante è che è vero, il valore dell'export agroalimentare Una italiano bollinatura è sui 30 qui. miliardi di euro, c'è un valore altrettanto pesante di importazioni, quindi il saldo della bilancia è pari se non negativo negli ultimi anni. Ecco, si può far vedere la prima slide. Li abbiamo messi in paragone sulla freccia verde, la linea verde è il saldo. Nell'ultimo anno, grazie sull'agroalimentare, grazie più che altro a un calo delle importazioni, il saldo attivo è stato di 3,9 miliardi, mentre se guardate il vino, attivo ed export coincidono perché le importazioni sono a livelli molto bassi, cioè il nostro paese è un esportatore netto di vino. Come vedete, la quota è rimasta abbastanza stabile, il peso del vino sull'export agroalimentare, il vino vale circa, come diceva Carrera, 4,6 miliardi di euro di esportazioni. La slide interessante è quella successiva, dove si vede invece questi sono i saldi, quindi export meno import, l'agroalimentare, come vedete, è positivo, 3,9 miliardi, però se togliamo il vino, vedete che le slide sono nettamente in negativo, addirittura nel 2011 si era in passivo di 3 miliardi, quindi il vino ha un peso specifico molto importante perché è un fattore di competitività assolutamente straordinario sul peso dell'agroalimentare. Quello che sta accadendo in Italia, ed è fotografato dagli ultimi dati Istat sui consumi, è successo negli ultimi 4 anni, quindi da quando la crisi economica internazionale è cominciato a vagire, diciamo così, da quando è diventata adulta, è successo che circa 1 milione di persone, i consumatori totali sono rimasti stabili, questi sono consumatori di vino, 28 milioni circa. Quello che è successo è che 1 milione circa di persone sono passate da un consumo quotidiano a uno saltuario. La cosa, andando nel dettaglio specifico di chi sono queste persone, la maggior parte sono quelle che sono fasce produttive, quindi dai 35 ai 55 anni, quindi nuclei familiari dove la crisi sta impattando in maniera notevole. Le quote invece di consumatori più giovani, quelle tra i 18 e i 25 anni, sono l'unica fascia che fra tutte sono quelle andate in calo. Qui ci sarebbe da interrogarsi, anche andare a guardare bene, diciamo così, le dinamiche
socio-economiche del nostro paese, perché sono due fattori concomitanti. Da una parte c'è un invecchiamento progressivo della popolazione e quindi c'è uno spostamento di consumatori regolari verso fasce più alte. Dall'altra parte non c'è un ricambio generazionale di consumatori di vino nelle fasce più giovani, e uno dei fenomeni che sta sicuramente interagendo su questo tipo di dinamica è il fatto che le generazioni di immigrati, quelle delle seconde generazioni, molti di questi soggetti non sono consumatori di vino, vuoi per motivi religiosi, vuoi per motivi di tradizioni, pensiamo ai sudamericani per esempio, che bevono più che altro birra. E quindi su questo tipo di dinamica il settore vino, avendo un paese che comunque strutturalmente è una roccaforte consolidata, non avendo appunto i competitor stranieri in casa, il settore dovrebbe comunque interrogarsi su quello che sta succedendo sul nostro paese, perché perdere il nostro paese come consumatore sarebbe veramente un dramma, considerando, se puoi fare vedere l'altra slide, la composizione del nostro export in bottiglia diviso per continenti. Poi ho estrapolato Cina e Hong Kong perché sono uno dei temi di interesse generale. Come si può vedere, il peso di questo aggregato è andato crescendo sì negli ultimi 12 anni, però è ancora un peso relativo molto piccolo. Se pensate che Bordeaux fa il 25-30% del fatturato export in Cina e Hong Kong, e la stessa Francia segue, quindi noi siamo a livelli molto bassi. L'Australia è sul 16%, gli Stati Uniti uguale, quindi noi siamo, diciamo, gli ultimi arrivati in Cina, e per ora siamo ancora a posizioni abbastanza critiche. E il nostro export è concentrato su mercati consolidati, quindi Unione Europea, l'extra UE che è andato crescendo, Nord America che sono sostanzialmente Canada e Stati Uniti, quindi siamo focalizzati. Si può far vedere l'altra, dove si vedono i primi sei paesi di destinazione, l'altra slide, ecco questo sempre export italiano in bottiglia, ultimo anno 2012, i primi sei paesi fanno il 62% del nostro export in valore, quindi siamo completamente concentrati su pochissimi mercati, molto polverizzati sugli altri. E c'è un problema, diciamo così, che se uno di questi dovesse, come dire, avere qualche problema, io penso al Regno Unito, che è uno di quei paesi che sta andando verso una crisi economica e generazionale anche molto importante, i consumi sono abbastanza piatti, hanno un valore che sta incrementandosi, un valore di spesa, ma è dettato più che altro dal fatto che stanno salendo le accise, le imposizioni fiscali, quindi gli inglesi bevono sostanzialmente lo stesso vino, continuano a pagarlo sempre di più. Quindi sono paesi su cui dovremmo incominciare a, non dico a distaccarci, però a cominciare a ribilanciare la nostra bilancia dell'export. Possiamo andare avanti. E questa invece è la dinamica mondiale, per far vedere dove siamo posizionati nel mondo. Queste sono quote e valori. L'Italia è circa il 20% del fatturato globale del confezionato, che nel mondo vale circa 30 miliardi di dollari. Un peso che è rimasto abbastanza stabile. La Francia invece è andata perdendo in competitività, quelli che sono venuti su sono i nuovi paesi, e poi nella pattuglia degli altri bisogna andare a vedere chi sono questi altri. Probabilmente incominciano a venire su anche paesi nuovi, probabilmente anche la Cina sta incominciando a guardare dinamiche esportative molto interessanti, perché la Cina, e ce lo diranno poi gli esperti di mercato, è sì un grande paese potenzialmente consumatore, però insomma comincia ad avere qualche dinamica. Le stesse aziende cinesi, i grossi colossi, cominciano ad avere delle difficoltà nel vendere il loro prodotto sul mercato interno. Quindi l'apertura di un paese produttore, che adesso mi pare stia sui 12 milioni di ettolitri di vino potenziale, insomma, se dovesse aprirsi all'estero, con tutta il traino della ristorazione cinese in giro per il mondo, che è stato uno dei nostri atuni in giro per il mondo, pensiamo alla Germania, agli Stati Uniti, all'Inghilterra, la nostra ristorazione degli immigrati che sono andati all'estero è stato uno dei traini, cosa che non abbiamo invece in un paese come la Cina. Facciamo una difficoltà enorme perché non abbiamo questo tipo di supporto logistico, quindi è un continente, anzi, da creare ex novo, con strategie nuove e mirate. E l'ultima cosa, volevo farvi, se puoi tornare indietro, il problema poi gigantesco del nostro export è il nostro prezzo medio, diciamo così, di vendita. Siamo questo in dollari, li abbiamo omogenizzati, siamo a metà classifica scendendo verso il basso e non riusciamo a schiodarci da questi valori, mentre Francia, Stati Uniti, Australia sono cresciuti negli ultimi anni, la stessa Argentina, i valori di crescita sono a doppia cifra del prezzo medio, quindi è un fenomeno su cui dobbiamo incominciare a riflettere. E il fatto che altri paesi come la Francia, gli Stati Uniti e l'Australia abbiano prezzi medi di vendita più alti è perché si stanno spostando su paesi appunto come quelli nuovi, dove viene riconosciuto un valore alla bottiglia più alto. Pensate che un colosso come Treasury Wine Estates
che è vino australiano, sta dismettendo sostanzialmente la Gran Bretagna, dove non margina più, e sta puntando tutto sulla Cina e Hong Kong, dove fa margini a due cifre. Quindi questo è un segnale molto importante per chi vuole stare al passo con i tempi e con i mercati. Grazie. Grazie a Flamini. Il microfono lo diamo alle ragazze. Mi piaceva introdurre gli interventi degli altri ospiti con delle domande, perché quello che abbiamo sentito si presta a numerosissime riflessioni, una su tutte. Intanto questo sentiment a corrente alternata, perché abbiamo dei dati che sono da un lato assolutamente lusinghieri, dall'altro per me certamente sconfortanti, che denotano una sorta di impotenza conclamata che bisogna sbloccare necessariamente, perché già dalle ultime slide abbiamo avuto il test di quello che sta succedendo negli altri paesi. E allora mi pare il caso certamente di introdurre i diretti interessati. Lo faccio subito con Francesco Zonin, vicepresidente della Zonin. Da quello che abbiamo visto c'è tanto da riflettere, e sicuramente dai dati che prima citava Fabrizio in apertura salta all'occhio il valore dell'Italian Sounding, che è assolutamente doppio rispetto a quello dato dal nostro export. Questo che cosa significa per un colosso del vino quale siete voi? Si è ancora alla ricerca di un'identità, non c'è l'opportunità concreta di occupare spazi che dovrebbero essere di diritto del brand Italia e del vino italiano? Ma credo che l'Italian Sounding sia un problema relativo e minore rispetto alle ultime schermate che abbiamo visto. Il fatto che il prezzo medio del vino italiano è inferiore a quello argentino, a quello francese, mi piacerebbe prendere ad esempio il vino neozelandese, che nel giro di 20 anni è diventato oggi il vino più costoso. Perché forse lo Stato o la zona viticola che ha saputo fare più squadre, più sistema. Loro hanno un prezzo medio elevato perché non c'è nessuna azienda neozelandese e non c'è nessun buyer che riesca a comprare del vino zelandese ad un prezzo inferiore. Perché fanno squadra, fanno sistema, e qualunque buyer o qualunque cliente vada alla ricerca del vino australiano, del vino neozelandese, e chieda a 100 aziende qualunque quantità di vino, si sentirà rispondere di no, semplicemente perché fanno squadra. E l'Italian Sound, ripeto, è relativo, perché il nostro problema non è chi ci imita, ma è cosa facciamo noi. Se noi siamo diventati famosi nel mondo grazie anche alla ristorazione italiana, che ci ha portato in Inghilterra, in Germania e negli Stati Uniti, prendiamo ad esempio la Cina, come diceva prima Flamini, cosa stiamo facendo? Se abbiamo un problema dal punto di vista della ristorazione in Cina, noi del vino cosa facciamo oggi in Cina per ovviare a questo? Il nostro sistema vino cosa fa? Poniamo un'altra domanda alla... È perché, grazie del colosso, ma noi fatturiamo 140 milioni di euro. Ci sono aziende come Constellation, Treasury Wine, c'è Gallo, Concha y Toro, che fatturano 0.8, 1, 2 miliardi di dollari, 2 miliardi e mezzo di dollari. E questi vanno in Cina. E a Cina è un mercato enorme, se ne parlava ieri sera, dove ci sono, credo, una ventina di città con più di 5 milioni di abitanti, 10 milioni di abitanti, quanti di noi le conoscono? Cosa stiamo facendo per il consumatore? Perché poi l'altra cosa è che prima di muoverci dobbiamo capire chi è diventato il nuovo consumatore. Stiamo perdendo le prime, chiamiamoli giovani, mi permetto, ho 40 anni, quindi un 25enne per me è un giovane. Oggi abbiamo la prima fascia dai 25 ai 35 anni che sta bevendo meno in Italia. Perché? Domandiamoci perché. Non credo sia solo crisi economica. Come stiamo comunicando noi del vino a queste nuove generazioni? Perché guardiamo le altre aziende dell'agroalimentare, le altre aziende del beverage. Cosa stanno facendo? Perché il nostro competitor del vino italiano in Italia non è il vino straniero. Si chiama acqua, si chiama succo di frutta, si chiama birra, si chiama Coca-Cola, si chiama Red Bull. Questi sono i concorrenti. E se guardiamo la comunicazione del vino verso questi consumatori confrontata con la comunicazione che fanno queste altre aziende, c'è un abisso. Oggi siamo social.
cosa stiamo realmente facendo? Ma io non parlo delle singole aziende, qui abbiamo rappresentanti di strepitose aziende siciliane che stanno facendo cose bellissime, ma siamo in pochi. La birra ha problemi, chiamiamoli diversi, perché poi è molto più concentrata, noi abbiamo anche un problema dimensionale. Siamo tantissimi e bravissimi, però ognuno va per conto suo e ognuno spende un po' di soldi per fare un po' di promozione. E se ci mettessimo tutti insieme? Perché tu prendi 6 gruppi birrai nel mondo, hanno una forza di impatto in comunicazione, promozione e pubblicità che è impressionante. No, infatti, è la distinzione che c'è fra la spesa pubblicitaria che ha McDonald's negli Stati Uniti, che è di qualche miliardo di dollari, contro il governo degli Stati Uniti che investe circa 50 milioni di dollari per la campagna Mangiate Sano. E vincerà sempre McDonald's, mai. Non ce la farà mai. Lo stesso il vino italiano. Noi abbiamo fior fiori di produttori, abbiamo i territori più belli del mondo, abbiamo i vitigni più interessanti del mondo, abbiamo il marchio Made in Italy, che è il marchio più forte che c'è nel mondo, abbiamo Firenze, abbiamo Venezia. Faccio un esempio, è più difficile per la ristorazione italiana andare in Cina, è anche più difficile per la ristorazione francese andare in Cina. Allora cosa sta facendo la Francia? Porta i cinesi in Francia. Sì, infatti, su questo e noi non portiamo però i cinesi in Italia, infatti. Non li portiamo a vedere le bellezze che abbiamo in Sicilia, in Toscana, in Veneto. I cinesi che vengono a Venezia arrivano da Parigi, non atterrano a Venezia. Sulla stessa problematica, a questo punto volevo coinvolgere Rolando Chiossi, che è vice presidente del gruppo italiano Vini, e allora a lui volevo girare gli interrogativi che abbiamo appena sentito. Cosa manca? Dove si inceppa questo meccanismo? Intanto condivide le riflessioni e gli interrogativi di Zonin. Condivido al 100%, nel senso che direi che ha toccato forse il punto focale, che è quello delle dimensioni. Cioè noi si parla di 25.000 aziende produttrici di vini in Italia con oltre 100.000 etichette, quindi una dispersione che è un punto di forza ma anche un grosso limite per quello che riguarda la nostra capacità di fare squadra ed essere veramente più performanti all'estero. Io credo che noi abbiamo 3 grossi livelli di attenzione. Uno, il più importante è il terzo, quello che riguarda le singole aziende, ma uno, diciamo, abbiamo una problematica a livello europeo per difenderci da quelle che sono tutte quelle che io definisco barriere tariffarie e non tariffarie che ci impediscono di essere presenti sui mercati esteri. Faccio 2 esempi. Quello che è successo in Russia l'anno scorso, no? Cambio di tutte le licenze, cambio del sistema delle banderole, divieto di pubblicità. Ora, queste sono cose che sentiremo, forse Castellucci mi pare che sì. Venga come OIV. C'è un contributo registrato. Quello che è successo in Brasile, no? Dove sono state messe delle ulteriori imposte, sono state praticamente anche contingentate, poi fortunatamente il Brasile ha fatto marcia indietro, però diciamo questi sono elementi che frenano in modo tariffario, non tariffario, il commercio mondiale e noi che siamo degli esportatori. Poi abbiamo il problema italiano. Il 28 di giugno si chiudono i termini per gli OCM, no? Il famoso OCM promozione Vision paesi terzi, sia con i programmi regionali che i programmi nazionali. Anche qui sono cose giuste, però preferenza viene data alle piccole, addirittura alle micro imprese che prenderanno punteggi e via dicendo, e le grandi imprese che fanno esportazione, ahimè, saranno penalizzate. Anche questo secondo me è un problema. Fortunatamente il bando che è uscito è stato modificato nel corso dei lavori del Vinitaly ed è un bando oggi più percorribile di quello che era venuto fuori. Alla fine, quello che dobbiamo fare come imprese, io ad esempio come vicepresidente del gruppo Italiano Vini, che è il più grande gruppo italiano, noi abbiamo fatto una scelta 10 anni fa, che non credo sia possibile se uno non ha delle dimensioni, che è quello di costituire delle vere e proprie reti commerciali all'estero. Perché noi è vero che non possiamo decentrare, chiaramente la produzione guai, noi rappresentiamo il vino italiano, però nei vari mercati, in 10 mercati, noi siamo presenti con nostre strutture, nostri importatori, nostre agenzie, nostri distributori, ed è questa la strada, è una strada molto onerosa, senza dimensioni non si fa, ma è la strada che ti consente di essere sui mercati.
Anche in Cina abbiamo piantato una bandierina da un anno e mezzo fa con una consultancy a Shanghai, che ci serve per capire un po' il mercato, capire dove va il vino che vendiamo, perché non riusciamo a capire dove va a finire il vino che vendiamo. Da qualche parte andrà, però, però non ce lo dicono. Quindi ecco, questo credo che sia un po' la cosa. Quindi dimensioni perché se le può permettere. Chi è i piccoli si deve trovare delle strade di mettersi insieme, consorziarsi e aggregarsi. Grazie Rondo Chiosi. Diamo il microfono a Antonio Rallo che è accanto. Una battuta, numeri confortanti o numeri poco rassicuranti quelli che sono venuti fuori sul mondo del vino? Lo chiedo al presidente di Assovini Sicilia, Patrino Nafugata, e anche presidente del noto consorzio DOC Sicilia. Prego Antonio. Beh, i numeri sono confortanti perché l'Italia è riuscita a crescere negli ultimi anni. È chiaro che dobbiamo lavorare tanto, lavorare così come abbiamo fatto in Sicilia negli ultimi anni. Basta considerare che la Sicilia ha perso negli ultimi 20 anni la metà della propria produzione, ma negli ultimi 10 ha raddoppiato il fatturato. Quindi la valorizzazione della produzione che è riuscita a fare la Sicilia l'ha fatta grazie all'export, grazie alla vendita della bottiglia che ha soppiantato quello dello sfuso. Per far reddito, quindi reddito anche per i viticoltori, bisogna lavorare assieme quando poi le aziende sono piccole. Per questo che è nata Assovini nel 98, che oggi mette assieme 67 aziende che si impegnano nella promozione e valorizzazione del vino di qualità siciliano, con un grande risultato. Negli ultimi 10 anni siamo riusciti a raggiungere il fatturato di 250 milioni di euro, abbiamo più che raddoppiato il nostro fatturato, quindi con un incremento di valore aggiunto notevole che ci ha permesso di rimanere sul mercato e oggi di esportare il 59% delle nostre produzioni. Un risultato per la Sicilia davvero impensabile. Tutto è iniziato quando ci siamo messi assieme alla Vinitaly, un padiglione unico, abbiamo dato forza al nostro grande brand che è Sicilia, ci abbiamo creduto con tantissime attività, tra queste anche Sicilia in Primer, siamo riusciti a valorizzare il nostro prodotto. Riusciamo a produrre dei buoni vini, sì, ma se non riusciamo poi a comunicarlo e da soli sicuramente non è facilissimo, non riusciamo a ottenere risultati. Questo è un po' il problema del futuro della produzione del vino italiano. Sono d'accordo con Francesco Zonin, bisogna cercare di mettersi assieme e valorizzare il vino, soprattutto in mercati difficili per noi come quello della Cina. Abbiamo tantissimi consumatori, un territorio immenso, non abbiamo la fortuna questa volta di avere come ambasciatore la ristorazione italiana, e quindi soltanto mettendo assieme le aziende, facendo sistema come paese, si può riuscire ad avere successo in questo che per tanti insomma è un po' il mercato del futuro. Vincenzo Zampi è preside della Scuola di Economia e Management dell'Università di Firenze ed è un esperto di wine business. Vediamo se riusciamo a vederlo col collegamento in Skype. Non ti vediamo benissimo, buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Professore Zampi, la domanda che ti voglio rivolgere è questa. Siccome poi si dice sempre che bisogna fare sistema ed altro, però alla fine dietro al mondo del vino, dietro al mondo del cibo, che poi alla fine sono dei fiori all'occhiello importanti per l'export agroalimentare, c'è un sistema Italia, un sistema paese che difende queste posizioni oppure no? Ma io credo che un sistema paese esista, nel senso che l'Italia ha già dimostrato negli anni 80 e 90 di riuscire a ritagliarsi un posto nel mercato del vino che prima non aveva mai avuto. La questione è che l'ha fatto in maniera molto auto-organizzata, le singole aziende hanno saputo prendere la loro valigia e tutti i singoli imprenditori con fatica, magari rimontando posizioni, sono riusciti a ritagliarsi uno spazio come quello sul mercato americano che un tempo non c'era. Il problema è capire se ancora oggi può funzionare un modello di questo tipo. C'è chi dice che in Cina noi oggi siamo in grave ritardo, ma che alla fine potrebbe succedere quello che è successo negli Stati Uniti, utilizzando la nostra grande varietà la nostra ricchezza di situazioni diverse, che a volte ci crea qualche problema, ma nel lungo periodo spesso ci rende molto interessanti, potremmo
cercheranno di uscire. Può anche darsi che questo succeda, non c'è motivo di non crederlo, però ci sono anche dei problemi che ho sentito prima ricordare, per esempio da Zonin, che credo abbia messo a fuoco molto bene alcuni limiti che noi abbiamo, soprattutto dal punto di vista, secondo me, di un tema centrale. Sono più di 20 anni su cui cerco di sensibilizzare diciamo chi delle amministrazioni centrali, che è quello delle informazioni. Le aziende italiane spesso sono andate sia sul mercato interno che su quelli fuori un po' alla cieca, facendo solo esperienza. Parlavi l'altra volta appunto di, come dire, ci vorrebbe quasi una sorta di intelligence al servizio dell'export agroalimentare. Ci puoi spiegare di che si tratta brevissimamente questa idea, che vorresti, insomma, che fosse una proposta fatta anche al nuovo ministro dell'agricoltura? Io ricordo che più di 20 anni fa, dopo i mondiali 90, in cui furono spesi molti soldi per una promozione del vino, per delle ricerche, cui i risultati furono abbastanza imbarazzanti, feci notare che forse bisognava fare uno sforzo per creare una base di conoscenza che andasse oltre quella che può essere realizzata con le ricerche che poi tante istituzioni fanno comunque, private e pubbliche, perché un mercato frammentato, un mercato complesso come quello del vino, che è molto cambiato, era fondamentale fare uno sforzo che probabilmente, almeno uno sforzo iniziale, che probabilmente nessuna singola azienda è in grado di sostenere, per entrare dentro a questo mercato e conoscerlo meglio, conoscerlo nelle sue dinamiche, in modo da permettere, almeno a quegli imprenditori più capaci di leggere questi numeri, di avere qualcosa di importante e dopo anche di poter fare ricerche a costo più basso per le esigenze più normali, ecco, che ci sono. Ma altrimenti oggi io tante volte vengono chiamate da aziende che mi chiedono informazioni, numeri, cose che non è possibile dargli, perché dovremmo andare a entrare con un livello di dettaglio che nessuna singola azienda è in grado di poterlo fare. Ci sono istituzioni, ci sono, che fanno ricerche anche su larga scala e che, su cui potrebbe inserirsi utilmente anche il sistema italiano se avesse un supporto. Certo, scusami, un'ultima domanda per concludere il collegamento. A un giovane che si vuole cimentare con un mercato straniero, il primo consiglio che ti viene in mente da dare qual è? Andarci, conoscerlo, fare un investimento per vedere come funzionano. Oggi la figura dell'export manager è quella che sicuramente è più ricercata da tutte le aziende del settore. E tante volte però si vuole un export manager che abbia già un po' di esperienza. E quindi l'unico modo è quello che posso dire, un po' anche alle aziende, di aiutare tanti ragazzi che hanno voglia di farsi un po' di esperienza, perché poi torneranno utili alle stesse aziende. E invece a volte ci chiedono persone belle costruite, invece poi bisogna investire un po' anche nel costruirle. D'accordo, grazie professore, alla prossima, grazie per il collegamento. Grazie. Vi volevo farvi sentire quello che ci ha detto invece, un'intervista registrata, Federico Castellucci, che è il direttore generale dell'OEVE, quindi diciamo l'organizzazione internazionale del vino, che ha sede a Parigi e che raggruppa tutti i paesi produttori del vino, una sorta di ONU del vino. Federico Castellucci è da 9 anni e mezzo il direttore e lo abbiamo sentito per darci un po' una valutazione di quello che oggi è il vino, ma poi ovviamente parleremo anche di cibo. Vediamo se possiamo sentire, mi dispiace per il, come dire, non tanto per l'audio ma anche per le immagini che non erano al massimo della qualità, ma l'importante poi era anche un po' con la sostanza di quello che diceva il professore Zani. Il commercio mondiale del vino è molto forte, ormai il 40% della produzione mondiale è consumata fuori del paese di produzione, quindi il vino è un prodotto che viaggia, ma il 40% di questo prodotto è un vino sfuso, quindi che viene esportato in sfuse, poi imbottigliate eventualmente nel paese di destinazione, e questo può spostare la bilancia di chi guadagna finalmente nel processo della commercializzazione del vino. Dunque l'Italia adesso come adesso si pone bene, perché in quantità è il primo esportatore mondiale che abbiamo, quindi sicuramente una posizione di preeminenza. Dovrebbe riuscire a migliorare, ma sono cose molto facili da dire e un pochino più complicate a fare, il valore per litro. Noi abbiamo altri paesi che hanno un valore per litro più alto,
è più facile per paesi con produzioni più piccole, mentre è meno facile con paesi con produzioni così ampie. Per esempio la Francia è aiutata nel suo valore litro dall'esportazione dello champagne, che di per sé non può essere esportato che in bottiglia, tra l'altro. A volte in alcuni ristoranti italiani all'estero, e non solo, il vino è servito male, non è servito con grazia e non si presenta veramente il prodotto vino. Addirittura a volte abbiamo la bottiglia e viene portata in tavola già stappata. Questo rovina parte della cerimonia dell'apertura di una bottiglia di vino, che è importante. Quindi bisogna fare veramente opera di sensibilizzazione sui ristoratori all'estero e, insisto, non solo. Io quando invito i francesi non offro mai a loro dei vini italiani da vitigno francese. Noi abbiamo una ricchezza di vitigni autoctoni straordinaria. Questo permette a loro di bere molto più rilassati e dire, e mi dicono tutti che i vini italiani sono bien typé, cioè hanno una bella caratteristica, sono dei vini che hanno una distinguibilità, e questo è molto importante ed è una cosa che dobbiamo riuscire assolutamente a spiegare a tutti i vari consumatori. Ci vuole un po' di tempo, non possiamo spiegare insieme tutti i nostri vitigni, però lavorando anche su questo ci distinguiamo in un modo positivo. Managing Director di Vinitaly International, perché volevamo così, quello che ci siamo detti, ma anche Castellucci. Sono un po' imbarazzata perché sono davanti una platea di sia esperti del vino che economia, abbiamo banchieri, imprenditori italiani. Allora, però io, come alcuni di voi non mi conoscete, sono una coreana americana che da... forse 2 anni e mezzo, io continuo a dire che sono un new entry, però penso dopo 3 anni non posso più essere qualificata così, vado nel mondo cercando di promuovere il vino italiano, ok? Alcuni mi dicono che sono una spacciatore del vino italiano, mi sta bene, ok? Allora, quello che vorrei dire è che in Cina, visto che parliamo di Cina, io all'inizio avevo reclutato alcuni, Fiori, ok? Zonin, Zanetti, ok? Vaffancina, no, Ceccarelli, scusami, ok? Di aprire un app WeChat. Ce l'avete, no? Avete aperto? Allora, per mostrare dove stiamo andando in Cina, ok? Cina, 720 milioni di utenti registrati su questa piattaforma Tencent, il gruppo più grande sul social media del mondo, ok? Si chiama WeChat. Questo vuol dire che loro hanno la tecnologia, ok, di avere una cosa geografica per vedere tutte le persone che sono intorno. Io ho ho trovato una persona. Questo è pazzesco. Grazie a Dio c'è Giovanna, vero? Francesco, è troppo imbranato Zonin qua, ok? Allora, questo per farvi vedere, ok, una cosa unica. Prima io devo ammettere i miei errori. Ho cercato di lanciare una piattaforma social in Cina che si chiama Weibo, ma in cinese, ok? Io so di avere un aspetto cinese, ma penso che voi parliate cinese meglio di me. Okay. Allora, per il vino italiano dobbiamo fare un collegamento, il ponte dal vino italiano ai cinesi. E come si fa? Si farà, io sono convinta che questo è il modo di farlo, cioè WeChat, perché è una forma di microblogging. Si vende anche prossimamente, loro avranno un'applicazione che poi comprare, acquistare, tipo PayPal, come quello di Alibaba, direttamente via WeChat. Quindi alcuni e-commerce lo stanno già facendo, lo fanno in una newsletter, mandano la vendita del vino, ok? Buongiorno assessore, ok? E si può acquistare online. E questo è il futuro. È la cosa pazzesca, perché appena terri, avevamo il convegno di Vinitaly, ok? E avevamo una delegazione cinese, anzi c'erano tanti, e come solito anche a Verona si comincia in ritardo, ma non c'era nessun problema perché erano tutti lì davanti con WeChat, ok? Quindi io sono convinta che la parte
il nostro modo di entrare in Cina, dobbiamo comunicare il nostro vino in Cina. Okay, al di là di dati di, economici, di promozione, eccetera, dobbiamo comunicare il nostro vino. Okay. Però questo, abbiamo adesso una piccola finestra di opportunità, perché il vino francese è in diffidenza in Cina. Quindi questo è il nostro momento, mi dice Mr. Jiv, okay, di poter inserire il vino italiano. Io sono americana, quindi vedo, sono un po', vedo sempre un lato positivo. Okay. È vero che c'è forte difficoltà per il vino italiano, perché non facciamo il sistema, non abbiamo rappresentanza, in serie di motivi che ha anche elencato Zunin, però dobbiamo essere in grado come gruppo di comunicare il vino italiano. Come Vinitaly abbiamo fatto una programmazione di un anno, okay, quindi lanci per un anno calendario, quindi 24 volte, di promuovere il vino italiano via, ad esempio, Yes My Wine. E quindi facciamo, sì, cerchiamo di fare nel nostro modo un sistema del vino italiano. L'Italia è vecchia anche in questo, è capace a presentarsi come ci si deve presentare, a parte, cioè, il sistema, ma anche proprio... la generazione è pronta o non è pronta? Una risposta brevissima, perché così poi continuiamo. Allora, secondo me sì e no. Cina è, non è, è come America, penso 30 anni fa, ok? Quindi sì, dobbiamo comunicare. Cina è enorme, no? Ci sono delle regioni. Avevo cenato con, diceva anche Zunin, fare un esempio molto pratico, amministratore delegato di Maserati, ok? E lui mi disse domenica scorsa che lui l'anno scorso a Chengdu, quindi non Shanghai, non Beijing, non Guangzhou, la first tier cosiddetto, ma una città secondaria dove ci sono solo 14 milioni di abitanti, a proposito, ha venduto 325 o 350 Maserati solo in Chengdu, è più di quello che ha venduto in tutta Italia. Quindi sì, bisogna cambiare il paradigma, come si dice, paradigm, no? Ok, perché bisogna comunque adesso lavorare con loro per forza maggiore, però con una chiave di lettura diversa. Grazie, grazie, grazie ancora. Intanto salutiamo l'assessore regionale Dario Cartabellotta, che ci ha raggiunto, l'assessore all'agricoltura, e ci ha raggiunto nel momento giusto, il più opportuno. Stiamo parlando appunto di comunicare il vino italiano nel mondo. E a questo punto il microfono va di diritto a Fabio Carlesi, che è il segretario generale dell'Enoteca Italiana, un ente molto antico, blasonato, importante. E a lui proprio vorrei chiedere di interloquire con questo problema. Tra l'altro voi avete avviato un progetto di internazionalizzazione proprio in Cina. Dicevo in che Cina. Quello che abbiamo appena sentito è una grande lezione, oltre che ad averne consapevolezza, bisognerebbe fare davvero molto di più anche nell'integrazione con i social. Giochini come quello che abbiamo fatto stamattina hanno dietro uno scenario mondiale di grande peso. Beh, grazie, devo dire, io sono molto meno tecnologico di stile. Però amo più i classici. Ora, pensando a quello che si diceva, il problema di fare sistema, che, attenzione, è il paradosso italiano, non è solamente in questo settore specifico, è veramente il paradosso italiano, perché io mi ricordo, appena laureato, ho lavorato in Confindustria, ci occupavamo di esportazione, di internazionalizzazione con la Federexport, e ovviamente seguivamo tutta una serie di settori. Devo dire, questo è un grosso problema che noi abbiamo sempre avuto e ci portiamo dietro nel tempo. Allora, io dicevo, amo più i classici. Mi ricordo che al liceo la mia insegnante di latino ci ha fatto passare ore e ore sulla differenza tra competizio ed emulatio, dicendo, ma che comunque erano, secondo alcuni, concetti positivi, secondo altri concetti negativi. Ebbene, noi quando facciamo promozione del vino italiano, noi non facciamo né competizio né emulatio. A questo punto noi ci troviamo, e parlo dell'esempio in Cina, a fare concorrenza. Spesse volte ci facciamo concorrenza tra di noi, specialmente delle volte è una concorrenza gridata, che non serve senz'altro all'immagine del vino italiano. Noi abbiamo fatto questa scelta della Cina 5 anni fa, abbiamo deciso di costituire una società di diritto cinese, abbiamo deciso di attivare una task force di cinesi che comunque in qualche modo iniziasse dalla BC. Ha ragione chi ci diceva, attenzione, quello è un mercato nuovo, non è un mercato lontano solamente fisicamente,
è un mercato lontano anche per la mentalità, per cui noi abbiamo incominciato a fare informazione, formazione, promozione e attualmente siamo alla commercializzazione. È vero che noi abbiamo avuto nel mondo dei grandi ambasciatori, che è stata per esempio la cucina italiana, no? Nel mondo è stata una dei principali ambasciatori del vino italiano. Attualmente noi stiamo cercando di rivoluzionare questo concetto, stiamo portando avanti per esempio in Cina un progetto che noi chiamiamo contaminazione, nel senso che stiamo collegando il vino italiano a quella che è la grande cucina cinese, con 1500 difficoltà, perché chi conosce la cucina cinese sa che è una cucina molto varia e anche, come dire, la proposta è diversa. Ma insomma, questo si può fare. Devo dire, e con questo vorrei concludere a proposito della Cina, no, la Cina per esempio non è il paese del Bengodi. Chi pensa alla Cina come il paese del Bengodi, come d'altronde in altri mercati, sbaglia. È un paese che ovviamente ha delle grandi prospettive, è un paese che sta dando delle soddisfazioni, però i dati ci facevano vedere come comunque continuiamo a essere deboli. Certo, se si riuscisse a fare questa benedetta organizzazione del sistema, e qui penso che tutto sommato questi convegni possono essere utili, specialmente se riusciamo a trovare una sintesi di quello che riusciamo a cercheremo fare. Cercheremo di farlo, cercheremo, ecco, di farlo a fine forum. A questo punto ritengo che senz'altro i risultati ci possono essere. Questa è la mia esperienza della Cina, però... Certo, ma una parolina sul fatto che proprio recentemente abbiamo dato su Cronica di Gusto la notizia che voi fate parte di un task force contro, sì, la contraffazione. Qualcuno ha parlato del grande problema della contraffazione. In effetti in Cina tutto è contraffatto. Devo dire, su questo sentiremo un importatore adesso che ci dice, no, la sua, però. Il mio primo impatto con la Cina è stato quello di andare a visitare questi mega store dove c'è di tutto, e devo dire che una contraffazione delle volte è fatta bene. Nel settore alimentare è un problema che ovviamente ci ossessiona. Ultimamente gli stessi francesi hanno subito quelli che sono gli effetti della contraffazione. E la Cina è consapevole che questo è un problema che comunque va affrontato. Hanno costituito un'authority, il governo cinese ha costituito un'authority, e questo ci fa molto piacere che all'interno di questa authority ha scelto e ha chiamato un'enoteca italiana per far parte dell'authority che controllerà le contraffazioni in Cina. Grazie. Allora vediamo adesso Anthony Zhang, che è un importatore di vino italiano in Cina. Lo abbiamo anche lui intervistato, poi stava partendo per la Cina, quindi insomma era impossibile fare un collegamento in diretta, però ci dice alcune cose sulla Cina. Tra l'altro è uno famoso che ha venduto 20.000 bottiglie di Sassicaia in 20 giorni, e tra l'altro è stato protagonista anche l'ultimo in Italy. Vediamo cosa come dice. Come si fa a vendere 20.000 bottiglie di Sassicaia? Noi abbiamo fatto un progetto di investimento passionale, mirato su questo brand. Inizialmente non è stato facile anche per noi, però posso dire alcune motivazioni. Sassicaia senza dubbio è un nome più conosciuto al mondo come vino italiano, no? Quindi in Cina ci ha favorito nelle attività promozionali. Seconda cosa, Sassicaia a livello nazionale non era conosciuto ancora, ma gode di una buona conoscenza dai cinesi che vivono qui in Italia. E la maggior parte di questi provengono da Wenzhou, una piccola cittadina, i quali hanno fatto ambasciatori negli ultimi anni, portando con sé le bottiglie come regalo più importante da fare quando tornano in Cina. Se esiste il problema di contraffatto, non esiste il problema per vino italiano, ma c'è il problema di contraffazione. Ogni tanto mi piace vedere, diciamo, la medaglia in controparte, no? Cioè significa un prodotto, falsificare un prodotto vuol dire anche che quel prodotto rappresenta un estremo valore e forte richiesta sul mercato. Purtroppo non è ancora valido per vino italiano. Faccio un esempio: i vini di prestigio italiani fanno fatica a vendere oltre 200 euro, mentre il vino francese fa presto a vendere oltre 2.000 euro. Questo significa che attualmente il vino italiano non si merita nemmeno di essere contraffatto. Quindi il problema non sussiste. Bene,
penso che l'affermazione è chiarissima. Anthony Zhang ha detto una cosa, se volete, tranchante. Allora a questo punto vedo Massimo Ceccarelli, blogger, vaffancina, se vuoi puoi anche alzarti. E chiudiamo il capitolo Cina, perché poi parliamo di altro, c'è anche Grazie. Il cibo che si esporta. Ecco, riprendiamo da quest'ultima affermazione. Sì, no, questo il vino fa capire una cosa. Per microfono quale vicino alla bocca. Sì, per quale motivo non si fa contraffazione del vino italiano? Perché non si conosce. Perché il problema più grosso, mi piacerebbe tantissimo parlarvi di Cina per un giorno intero, perché avrei talmente tante cose da raccontare, da farvi scoprire sulla Cina, che veramente ci vorrebbe tempo. Faremo solo un forum su Vaffancina la prossima volta. Però guarda, il punto centrale è veramente questo. Non si hanno prospettive se non si fa un lavoro di conoscenza. Sia noi non conosciamo i cinesi, non conosciamo la Cina, ma i cinesi non conoscono l'Italia. A me capita spessissimo di sentire persone che non fanno associazione tra un brand e il Made in Italy. Qualcuno mi chiede, ma Ferrari è italiana? Bene, questa è la situazione. Allora, ringrazio Francesco dell'invito, Francesco ha capito tutto sulla Cina, o ha capito molte cose, ho letto alcune cose che hai scritto, sicuramente bisogna guardare altrove. Se pensate che Shanghai, Pechino e Canton insieme fanno il 5% della popolazione cinese e noi continuiamo a insistere su quelle tre città, non abbiamo capito nulla. Tu dicevi che ce ne sono 5-10 oltre i 5 milioni di abitanti, ti dico che ce ne sono 200 di città oltre i 2 milioni di abitanti e ce ne sono svariate oltre i 10 milioni di abitanti. Vi porto l'esempio di una città come Chongqing, che ha un'estensione che è quella dell'Austria e ha 32 milioni di abitanti. Nessuno la conosce probabilmente ed è bene che qualcuno cominci ad andare in questi posti. Io sto realizzando tra l'altro 50 rapporti sulle città che ritengo più interessanti dove andare a investire, dove racconto un po' quello che secondo me deve essere l'approccio. Io vivo 4 mesi all'anno in Cina, ma vivo tutto l'anno perché la mattina mi sveglio alle 5 e entro in 8 uffici virtuali dentro il mio studio con 8 persone che stanno in 8 città diverse, in 8 province diverse e che mi raccontano e mi traducono questo mondo. Parlava Stevie prima del web, sono d'accordissimo, a Vinitaly abbiamo fatto una prova, ancora non sono arrivati Dario Di Ribello e Federico di Decanter, è stato realizzato dall'Enoteca Regionale Emilia Romagna un flash mob, l'abbiamo messo nel mio staff sulla rete cinese, nel giro di un mese su 3 siti di sharing video è stata visualizzata 200.000 cinesi. Stevie parlava di WeChat, io posso dirvi che mi muovo per esempio su 10 social network cinesi. È molto importante ovviamente avere delle persone che traducono, io non parlo cinese ma ho imparato negli anni a fare selezione del personale in Cina, che è una cosa delicatissima e importantissima, perché i cinesi vanno seguiti, vanno formati e vanno coordinati ed è una cosa fondamentale. Ho scoperto stamattina, ed è una cosa che mi ha incuriosito, che Palermo è gemellata con Chengdu. Vorrei capire questo gemellaggio in cosa consiste, perché appunto Stevie parlava del Sichuan, che è una provincia di 80 milioni di abitanti, che forse qui si conosce per i panda e per qualche terremoto devastante ogni tanto, ma in realtà è un posto straordinario dove ancora c'è moltissimo spazio per le aziende italiane che forse bisognerebbe cominciare a presidiare. Volevo dire l'ultima cosa, stamattina ho pubblicato un sondaggio su Vaffancina che è molto interessante e che dovrebbe far capire anche come indirizzare il marketing in Cina, non solo per il vino ma in generale per l'agroalimentare. Il 96% dei cinesi non si fida di quello che mangia. Io presidio la rete, pubblico anch'io dei sondaggi, perché va bene che c'è censura in Cina, ma in realtà ci sono molti spazi liberi dove in realtà puoi andare a fare anche tu il sondaggio, a proporli ovviamente in cinese. Questo sondaggio non l'ho fatto io, ma hanno risposto 20.000 utenti di questo portale che si chiama Sou, dice che il 96% non si fida di quello che mangia, ma 3 cinesi su 4
si fidano dei prodotti importati, i prodotti alimentari importati, e i paesi dell'Unione Europea sono quelli di cui si fidano di più. Quindi questo è un elemento secondo me molto importante su cui lavorare. Quindi quando si fa marketing bisogna lavorare molto sul concetto di Made in Italy, ma sul concetto di qualità e sul concetto di sicurezza alimentare. E ovviamente bisogna farlo sul campo, la cosa che mi sento di proporre per esempio a livello di Sicilia è innanzitutto non guardare alla Cina come un blocco unico, ma guardarla a livello provinciale. Ogni provincia in realtà è uno stato da 50, 60, 70 milioni. Allora sarebbe molto bello lavorare con dei gemellaggi però reali, non questo che magari dice Palermo con Chengdu, ma fare dei gemellaggi enogastronomici e turistici. Attenzione, perché il turismo, lo diceva prima Francesco, è sicuramente sicuramente il business insieme appunto a vendergli l'agroalimentare, il Made in Italy, è sicuramente il business che bisogna mettere in piedi con i cinesi, e quindi cercare di lavorare su più fronti, ma ripeto, cercando di guardare soprattutto altrove e non alle solite tre città. Grazie Massimo Ceccarelli. Allora, prima di spostare la discussione su un altro piano che poi riguarda anche quello del cibo, Michela, c'è un altro forse produttore in diretta collegato. Vediamo se c'è. Gianluca Bisol, grazie, benvenuto. Grazie, grazie a voi. Allora, lei è appunto un produttore veneto noto per il suo marketing abbastanza efficace ed aggressivo in quanto tale appunto. Noi stiamo parlando di penetrazione nei mercati esteri, di opportunità e potenzialità, partendo dal fare sistema e passando attraverso un elemento importantissimo, fondamentale, quello della comunicazione e del marketing che fa parte di questo mondo. Ma secondo lei il marketing per comunicare vino, che elementi deve prevedere? E poi ancora, è vero che soffriamo, e lo soffriamo tantissimo, si è appena detto, un gap tutto da colmare nel mondo della comunicazione, a partire appunto dall'utilizzo dei social, ad esempio? Beh, c'è un discorso molto variegato, molto complesso da fare, non si può sintetizzare così rapidamente. Direi che esistono vari tipi di marketing necessari per confermare il successo dei nostri vini nel mondo, e si parte prima di tutto da un marketing di territorio, sul quale spesso le nostre aziende sono poco sensibili. Dimentichiamo che siamo comunque sempre vincolati a un'immagine da gestire insieme ad altri produttori, che è il marchio ombrello sul quale noi dobbiamo poi lavorare per i nostri singoli marchi. Quindi prima di tutto dobbiamo gestire il marchio del territorio, cercando di mettere più energie insieme agli altri produttori, per quanto difficile, perché ovviamente siamo poi concorrenti nel mercato, però dobbiamo essere consapevoli che siamo in società con i nostri colleghi produttori per quanto riguarda il marchio ombrello. Il marchio, nel nostro caso, per esempio Valdobbiadene Conegliano o Prosecco Superiore, che sono le nostre definizioni più importanti. E quindi in questo caso dobbiamo riuscire a trasmettere un'identità di marchio credibile a tutti i livelli, pur poi andando in seconda battuta a creare la forza del marchio della singola azienda, che sotto il marchio ombrello deve poi ritagliarsi una sua specifica mission nel mondo dei consumatori, immaginando ovviamente che il consumatore è stratificato nelle sue richieste, e quindi ogni azienda deve capire dove collocare il proprio marchio all'interno di questa stratificazione di mercato. Ecco, per quanto riguarda invece l'export, oggi voi dove guardate con grande attenzione? Guardiamo dappertutto, non ci limitiamo a nessun mercato, anche i più piccoli per noi sono importantissimi. Abbiamo la fortuna di avere un prodotto, il Prosecco Superiore, che ha creato una tendenza incredibile nel mercato mondiale. Pensiamo che una bottiglia su 5 di spumanti nel mondo è ormai di Prosecco, e questo trend di crescita non accenna a diminuire. Io mi sono addirittura sbilanciato in alcune previsioni a 20 anni, sulle quali credo fermamente. Sono convinto che questo prodotto diventerà assolutamente il leader massimo su tutte le categorie, andando a diventare nel corso dei prossimi 25 anni almeno una bottiglia su due rispetto agli spumanti che si stapperanno nel mondo. Questo perché lo dico?
Lo dico perché il prosecco ha un gusto semplice, un gusto che affascina i palati anche meno esperti, che si rende adatto ad ogni momento della giornata e che conquista tra l'altro il pubblico femminile, che poi condiziona ovviamente anche il pubblico maschile, e affascina molto anche i giovani. Unito a queste caratteristiche ha sempre mantenuto i piedi per terra in termini di prezzi, perché comunque rimane sicuramente la bollicina più democratica al mondo, avendo prezzi di entrata molto bassi, e oggi grazie a una legislazione lungimirante che si è venuta a creare nel corso degli ultimi anni, credibile a tutti i livelli. Anche il prosecco di base è un vino oggi accettabile al consumatore medio, che poi può fare delle esperienze di altissimo livello man mano che si avvicina alla cima della piramide qualitativa del prosecco, una piramide che alla base ha il prosecco DOC e poi nella parte sommitale ha il prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene e di Asolo, e in cima, proprio la nicchia più piccola, ha addirittura lo spumante che ha il prezzo medio più elevato in Italia, che è il Kertize. Oggi il Kertize ha un prezzo medio che è superiore a quello del Franciacorta e anche a quello del Trento Classico. Per concludere, una cosa brevissima: allora, se il prosecco ha un futuro così radioso, preparatevi ad affrontare tanti casi di contraffazione. Ecco, di fronte a questi casi di agropirateria, voi come pensate di affrontarli, visto che comunque le previsioni sono così ottimistiche? Abbiamo un sistema di controlli che ha fatto dei passi da gigante negli ultimi anni e devo dare in questo caso anche veramente un plauso ai produttori della pianura, un'area che non ci riguarda perché siamo di Valdobbiadene, siamo della zona del Prosecco Superiore di OCG, però per noi è molto importante che il Prosecco DOC della pianura si sia autoregolamentato in maniera ferrea. Oggi il consorzio del Prosecco DOC ha un presidente molto molto bravo e un direttore altrettanto bravo, che stanno mettendo a punto tutta una serie di scelte rigorose, la prima della quale è quella, per esempio, di essersi autoimposti la fascetta di Stato numerata su tutte le bottiglie, e questa è la principale scelta che ha potuto garantire questo tipo di qualità diffusa su tutto il prosecco. Io credo che il prosecco oggi sia un mondo abbastanza maturo per capire che non può permettersi nessun scandalo, nessuna pirateria, perché ha un nome che ormai è mondiale e un eventuale problema si renderebbe noto in poco tempo in tutto il mondo. Grazie a Gioco Abisol, grazie, alla prossima occasione ci incontreremo. Grazie a voi. E a questo punto andiamo avanti, perché parliamo di prosecco. Una battuta a Francesco Zonin, perché anche lui credo che sul prosecco abbia qualcosa da dire, il microfono per poter, come dire, commentare anche le previsioni ottimistiche, se alla fine c'è davvero questo tanto ottimismo per un vino italiano che ormai è conosciuto così tanto all'estero. Proprio una battuta, perché poi andiamo e ci spostiamo sul cibo. Potrebbe essere un bellissimo caso scuola, dove si fa veramente sistema e dove si va nel mondo a parlare di vino italiano. Mi piace l'intervento, ma io torno sempre al solito problema. Il problema non è far capire la differenza fra il prosecco di Valdobbiadene, che è ottimo, o quello DOC, o il Kertize. Il problema è che nel mondo, torniamo alla Cina, i cinesi non sanno che noi produciamo vino. Perfetto. Non che esiste il prosecco e non le sottozone di prosecco, non sanno che produciamo vino, non sanno che la Ferrari è italiana e non sanno che abbiamo inventato la pizza. Allora andiamo a prenderci quello che ci spetta, e poi chi è più bravo si prende le fette di mercato, come succede in tutte le altre, in tutti gli altri mercati.